Cari amici, tante cose accadono e noi le commentiamo con uno dei volti più amati da chi guarda Vox Italia TV. Benvenuto Fabio Dragoni, giornalista della Verità. Fabio, Salve a tutti, ciao Francesco, ciao ai ascoltatori. hai ascoltato ieri le parole del team legale di Donald Trump? In particolare Rudolph Giuliani ha lanciato delle accuse pesantissime contro il sistema, non solo politico ma anche mediatico. Ha paventato delle collusioni dei democratici con alcuni stati stranieri, nemici degli Stati Uniti d'America. Insomma, uno scenario apocalittico. Sì, allora credo che la cosa migliore che noi possiamo fare in questo momento è distinguere i fatti dalle opinioni. Allora, le opinioni sappiamo tutti quali sono. Noi siamo dalla parte di Trump e la maggior parte dei media tradizionali e dei social media invece sono dalla parte di Biden e dei democratici. E questo è anche un fatto, se si vuole. Quindi noi siamo dalla parte di Trump. E quindi questa è un'opinione che dobbiamo sempre ricordarla, così come loro sono da un'altra parte, anche se fingono ovviamente di essere imparziali. Questa è la premessa. Dopodiché cominciamo a mettere in fila i fatti per aiutare anche chi ci ascolta a capire. In questo momento Joe Biden si sta dichiarando presidente eletto e ad onor del vero, dal suo punto di vista, fa anche bene a farlo perché di fatto dalla maggior parte dei network televisivi è stato dichiarato come vincitore di almeno 300 grandi elettori. E voi sapete che se si arriva a 270 si diventa presidente degli Stati Uniti. Quindi lui fa bene dal suo punto di vista a dire questo. Però non ha ragione, perché la certificazione non c'è. Quindi lo comprendiamo. Però non vi è nessuna certificazione. E Trump in questo momento sta giocando tutte le sue carte, e sono carte molto pesanti, proprio su questo tema. Trump ha iniziato tutta una serie di iniziative legali volte a rovesciare l'esito di un voto che è caratterizzato da pesantissime anomalie. Pesantissime anomalie, si trova di tutto, persone morte che hanno votato, voti in un numero superiore a quello degli elettori, software utilizzati per il conteggio dei voti che spiegabilmente o inspiegabilmente, a seconda dei punti di vista, spostano i voti da Trump a Biden, quindi un vero e proprio verminaio. E per far questo Donald Trump ha messo in pista un team di legali particolarmente preparato, come direbbero i giovani, cazzuto. A capo di questo team vi è Rudolph Giuliani, che è un personaggio noto al grande pubblico. I più giovani sicuramente non lo sapranno, ma Rudolph Giuliani lavorava fianco a fianco con Falcone e Borsellino. Quindi, giusto per farvi capire il tipo di personaggio. Poi è stato anche sindaco di New York, compianto sindaco di New York, perché chi lo ha succeduto sicuramente non è stato alla sua altezza. Quindi Rudolph Giuliani è un professionista pesante. Oggi fa l'avvocato, ma è stato un magistrato veramente potente e veramente capace. Accanto a lui vi è un altro avvocato che a sua volta ha fatto il magistrato, Sidney Powell, che in questo momento si sta dimostrando essere come la vera rivelazione di tutta questa vicenda. Sidney Powell non passa giorno che sostanzialmente sia in televisione o sui social network e dia evidenza di tutte le prove, di tutti i dossier che sta mettendo in piedi. Quindi a questo punto la domanda che noi dovremmo porci è: che possibilità ha Trump di rovesciare l'esito? E per far questo, credo che la cosa migliore sia leggere gli eventi con la lente di ingrandimento che ci fornisce un altro importante avvocato americano, che si chiama Alan Dershowitz.
Alan Dershowitz ha difeso Trump durante il tentativo di impeachment. E il grande pubblico lo ricorderà perché molti anni fa Alan Dershowitz difendeva O.J. Simpson in un processo che fu seguito dai mass media. O.J. Simpson era un giocatore di football e un attore che era stato accusato di aver ucciso la moglie. Quindi fu un processo veramente mediatico che Alan Dershowitz, diciamo, gestì con grande maestria. Cosa sta dicendo Alan Dershowitz? Alan Dershowitz sta dicendo sostanzialmente questo, che Donald Trump non ha grandi possibilità di rovesciare l'esito del voto. Quindi da questo punto di vista è pessimista. Però dice anche un'altra cosa importante, che la vera strategia che Donald Trump sta attuando non è quella di arrivare a 270 grandi elettori. Non ci arriverà. Però il suo obiettivo è quello di impedire che ci arrivi Joe Biden. E la possibilità di impedire a Joe Biden di arrivare a 270 grandi elettori è una possibilità non neanche troppo remota, neanche troppo improbabile. E di questo avviso è anche JP Morgan, che nelle ore scorse ha rilasciato un memorandum per i propri clienti, per i propri investitori, in cui con grande analiticità disegna diversi scenari. E anche JP Morgan dice: attenzione, perché non è affatto detto che Joe Biden arrivi a 270 grandi elettori. Quindi a questo punto si apre uno scenario: nessuno dei due arriva a 270 grandi elettori. Che succede? Ecco, è in questo che succede che ci sta la vera strategia di Donald Trump. Quindi Donald Trump sa che, sebbene lui queste elezioni le abbia vinte, perché lui le ha vinte, ha preso 10 milioni in voti in più rispetto a quando ha preso nel 2016. Quindi non c'è nessun dubbio. Lui queste elezioni le ha vinte by a landslide, dicono gli americani, a valanga. Ovviamente noi siamo convinti in forza di una nostra opinione, ma ottenere 10 milioni di voti in più rispetto al risultato del 2016 è una sicura garanzia di successo. Però è altresì vero che ci sono stati in quattro città strategicamente individuate delle anomalie grosse come una casa, e sono Milwaukee nel Wisconsin, Detroit nel Michigan, Philadelphia in Pennsylvania e Atlanta in Georgia. Quindi chiunque dica: ma voi pensate che i democratici abbiano messo, come abbiano potuto mettere in piedi una macchina così sofisticata per ottenere milioni e milioni di voti? La risposta è no. Basta truccare le carte in... Mi sentite? Sì, perfettamente. Basta truccare le carte in quattro città. In quattro città. È in queste quattro città che Trump sta concentrando i suoi sforzi. Quindi la domanda che tutti dovremmo porci è: che succede se nessuno delle due arriva a 270? Ecco, che succede? Si va in impasse istituzionale gravissimo. Cioè, secondo te può sfuggire di mano la situazione? Allora, in realtà la legge americana contempla questa situazione. Allora, la premessa è doverosa. Gli Stati Uniti di America sono uno Stato autenticamente federale, quindi hanno una Costituzione. Però è anche vero che sono 50 Stati diversi e sono 50 Stati che hanno una bella dose di libertà nel potersi gestire le elezioni all'interno dei loro confini. E ci sono alcuni stati che sono governati dai democratici ed alcuni stati che sono governati dai repubblicani. Ora, la legge elettorale americana, diciamo la Costituzione, stabilisce com'è che il presidente degli Stati Uniti viene eletto. Però c'è una remota possibilità, e cioè che nessuno dei due candidati arrivi a 270 grandi elettori. Un caso, ad esempio, è che entrambi arrivino a 269. Oppure, come in questo caso, vi è la possibilità che tutte le iniziative legali che Donald Trump ha messo in campo siano di una tale portata che rendano impossibile ai singoli stati di poter certificare il voto all'8 di dicembre. Ecco, questa è, secondo molti analisti americani, la data limite. Ovvero sia, se Donald Trump riesce
ad impedire a Joe Biden di arrivare a 270 grandi elettori l'8 di dicembre, si apre un nuovo scenario, il piano B. Il piano B che Donald Trump sembra avere perfettamente in testa. Qual è il piano B? È semplice, ovvero sia la legge degli Stati Uniti stabilisce che qualora nessuno dei due abbia 270 grandi elettori, la partita si gioca alla Camera dei Rappresentanti. La Camera dei Rappresentanti è composta di 400 deputati appartenenti a tutti i 50 gli stati. I democratici hanno la maggioranza all'interno della Camera dei Rappresentanti, ma non basta, perché qualora nessuno dei due presidenti candidati raggiunga i 270 grandi elettori, dovrà sì votare la Camera dei Rappresentanti, ma dovrà votare Stato per Stato. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i deputati della California, faccio un esempio, tantissimi democratici e pochi repubblicani, si riuniranno in una stanza e diranno: il nostro presidente è Biden. Biden perché la California è uno stato notoriamente democratico. Tutti i deputati del Texas, repubblicani e democratici, si riuniranno in una stanza e diranno: il nostro presidente è Trump, perché il Texas è uno stato dove la maggioranza dei deputati è repubblicana. Quindi la partita di nuovo si gioca stato per stato, e sebbene i repubblicani abbiano una minoranza complessiva, siano in minoranza all'interno della Camera dei rappresentanti, loro, i repubblicani, controllano 26 stati. Quindi la votazione finirebbe 26 a 23, con uno stato che praticamente è equamente diviso fra democratici e repubblicani e di conseguenza non nominerebbe nessuno. Quindi se Trump riuscisse ad arrivare a portare la partita nella Camera dei Rappresentanti, Trump vince. È mai successa una cosa di questo genere? In tempi moderni e recenti? No. Nel XIX secolo, cioè nel 1800, è riuscita per ben tre volte. Quindi ci rendiamo conto di che cosa? Che è un territorio veramente inesplorato, che le possibilità che Trump ha non sono immediatissime. Però Trump in questo momento, non scordiamocelo mai, è ancora alla Casa Bianca. E soprattutto, soprattutto, non ha riconosciuto la sconfitta. Perché è un elemento essenziale che qualsiasi esperto di cose americane vi dirà, è questo: il presidente alla Casa Bianca che riconosce la sconfitta, in automatico attiva tutta una serie di meccanismi volti a consentire un'ordinaria transizione al nuovo presidente che giurerà il 20 gennaio, credo. 20 di gennaio. Trump questa cosa non l'ha fatta e ha tutto il diritto di farlo, perché le carte non sono ancora chiare e perché c'è anche un precedente recentissimo, che è quello di Bill Clinton, che si rifiutò di riconoscere la sconfitta di Al Gore contro George Bush Jr. Fino a che non ci fu un pronunciamento della Corte Suprema. Ma in quel caso lo stato conteso era uno. Qui invece siamo in presenza di una Babele, perché gli stati contesi sono sei, e sono precisamente, partendo da ovest, l'Arizona, il Nevada, poi c'è a est c'è la Pennsylvania, il Wisconsin, il Michigan e la Georgia. Quindi è una Florida moltiplicata per sei. Dico Florida perché nel 2000 il confronto fra Al Gore e George W. Bush si concentrava solo sulla Florida. E allora, per noi più vecchi, i più giovani non se lo ricorderanno, sembrava una cosa incredibile, assurda. Ecco, questa è sei volte più assurda. Quindi siamo in presenza oggettivamente di un territorio sconosciuto, inesplorato, e quindi può succedere di tutto. Ovviamente queste cose non ve le racconterà nessun media tradizionale in Italia,
pochi lo raccontano negli Stati Uniti, figuriamoci in Italia, i giornali men che meno, però sappiate che lo scenario che si può aprire è uno scenario veramente devastante sotto... Fabio, che tu sappia, in tutti questi stati che hai citato, è stato utilizzato lo stesso software, Dominion? Sì, è stato utilizzato sempre lo stesso software, così come in molti altri stati. E questo è una delle punti di forza, dei punti di forza su cui sta cercando di giocare la difesa di Donald Trump. Ovviamente perché Trump possa avere ragione, non è sufficiente che nei singoli stati si vadano a ricontare le schede, ma è necessario anche un audit, ovvero sia una certificazione che le schede siano effettivamente valide o meno. E qui dobbiamo aprire una parentesi, perché il sistema americano è oggettivamente un sistema che sta mostrando delle incredibili, colossali, ciclopiche, clamorose lacune. Perché cioè, organizzare le elezioni è la cosa più semplice del mondo. Te sei registrato, vai al seggio, ti danno una scheda e voti. Punto. Cioè, non è semplice. Dopodiché conti le schede. Semplice, no? Invece negli Stati Uniti sembra che tutto sia organizzato per rendere questa cosa manipolabile dall'inizio alla fine. Ovvero sia, l'elettore va al seggio con la propria scheda, che gli viene in alcuni stati inviata direttamente. Quindi l'iscrizione, la votazione viene fatta senza che l'elettore esibisca una tessera, un documento d'identità. Quindi esiste anche questo. Io parlavo giorni fa con un osservatore dell'OSCE, l'OSCE è l'Organizzazione della Cooperazione Internazionale, che vigila sulla regolarità delle elezioni in tutto il mondo. Questo osservatore aveva vinto un viaggio premio nel 2012 negli Stati Uniti. Perché dico viaggio premio? Perché gli osservatori dell'OSCE rischiano quando vanno alle elezioni di stati pericolosi, tipo nel Centro Africa, ma in realtà invece andando negli Stati Uniti uno cosa si aspetta? Un viaggio premio, cioè mica. Era il 2012 e Barack Obama veniva sfidato da Mitt Romney. Lui era nel Delaware e assisteva a delle scene incredibili, dice, che oggi, a cui oggi riesco a dare del peso, del tipo... Arrivavano 30 persone di colore, dico questo particolare perché è importante, e senza che nessuno chiedesse loro una carta d'identità, nulla, questi qui votarono. Quindi questi signori potevano essere residenti chissà dove, potevano aver votato in altre sezioni, nulla, furono fatti votare. Poi mi raccontava questo osservatore, arrivò un ragazzo, uno studente bianco del Texas, e fatto votare, e lui aveva tutti i documenti a posto, perché stava dimostrando di non essere più iscritto nei registri elettorali del Texas, stava dimostrando di essere iscritto nei registri elettorali del Delaware, perché era studente universitario in una università del Delaware. Quindi lui aveva tutto il diritto di votare, non fu fatto votare. Perché, oltretutto, perché uno studente bianco che viene dal Texas si suppone che sia repubblicano. Fatto sta che Barack Obama quelle elezioni le vinse, e in quella specifica sezione, mi racconta questo osservatore, Barack Obama prese quasi il 70% dei voti. Quindi voi capite che siamo in presenza di un meccanismo che è fatto per essere manipolato. Schede che vengono portate, poi ci mettono dentro il software. Cosa c'entra un software? Cioè, io me lo domando, me lo richiedo, ma cioè, per contare le schede, ma da quando mai ci vuole un software? Cioè, semplicissimo, conti le schede e dici, in questa sezione hanno votato 200 persone, punto. Invece ci mettono di mezzo questo software Dominion. Praticamente la riflessione che possiamo concludere è questa: indipendentemente da chi vincerà
e noi ovviamente speriamo che vinca Trump, la riflessione che dobbiamo fare è con che faccia domani gli Stati Uniti potranno imporre una qualsiasi guerra in un qualsiasi stato con la scusa di esportare la democrazia quando hanno dato dimostrazione di essere un sistema democraticamente debolissimo con una legge elettorale e con un sistema elettorale fatto apposta per essere manipolato. Ecco, questo credo sia la conclusione che Ecco, dobbiamo no, trarre. insomma, persino, diciamo, di fronte a questo scenario, persino la Bielorussia di Lukashenko sembra un esempio, diciamo, di democrazia e di rispetto delle regole. Fa davvero impressione, Fabio, sapere che quella, diciamo, che passa nei media come la più grande democrazia, insomma, la maestra severa che deve indicare a tutti la strada delle libertà, poi sia ridotta in realtà come è peggio i paesi del terzo mondo. Ti faccio un'ultima domanda perché so che devi andare via, ci accorgiamo che lo scenario diventa ogni giorno più pericoloso, perché obiettivamente ieri le reazioni del giornalismo, diciamo, prevalente, del New York Times, del Daily Mail, rispetto alle parole di Giuliani sono state furiose. I giornalisti italiani, che non hanno grande inventiva, si sono limitati a replicare, diciamo, il taglio che hanno dato quelli anglosassoni, ci hanno fatto vedere tutti i Giuliani che gli colava, insomma, un po' di colore dei capelli. Queste sono cose, insomma, che vengono decise a un livello non giornalistico. Ecco, questi si limitano, si chiamano operazioni, diciamo, più o meno di intelligence, che sono coordinate e poi si limitano come i pappagalli a ripetere operazioni che sono fatte altrove. Però questo testimonia il fatto che queste parole, insomma, fanno paura, Fabio. Se hanno tutti dovuto spostare la visuale dal merito al fatto che questo ha i capelli tinti, evidentemente non hanno paura soltanto, diciamo, nel manipolarle, nel commentarle in termini negativi, ma non vogliono proprio che si sappia quello che ha detto Giuliani. Esatto. Cioè, questo non ti sembra un salto di qualità rispetto Sì, al è un vecchio modo di salto. manipolare le notizie? Sì, è un salto di qualità enorme perché al grande pubblico l'immagine che è rimasta in piedi ieri è quella di Giuliani che sudava. Io lo capisco perché anch'io sono uno che suda tanto, quindi immagino, mi immagino in una sala piena di persone senza nessun tipo di distanziamento e chissà, e quindi lui ha sudato, poi avendo i capelli tinti, diciamo, è colata un po' di colore. Questa è stata un'occasione straordinaria per i guardiani del cancello, che sono quelli che dettano la linea dell'informazione. È stata un'occasione straordinaria perché il messaggio che è passato qual è? Screditiamo Rudolph Giuliani, lo screditiamo e facciamo vedere che è una persona che suda, tutti sudiamo. È una persona che si tinge i capelli, in tanti si tingono i capelli Noi dalla non notte. possiamo purtroppo, pur Noi non volendo. Sarebbero possiamo, noi non possiamo. soldi buttati quelli, prima di austerity. E quindi noi non possiamo, però il messaggio che è passato è quello, è che in questo momento Joe Biden e i democratici abbiano paura è di tutta e palmare evidenza, lo dimostra il fatto che stanno raccogliendo fondi per fronteggiare le iniziative legali di Donald Trump, che loro definiscono baseless, ovvero prive di qualsiasi fondamento, però sono talmente prive di fondamento che loro sono costretti ad attuare delle campagne di raccolta fondi senza precedenti. Quindi in realtà loro hanno una paura fottuta e oggettivamente siamo, ripeto, in uno stadio, in una situazione talmente inesplorata e quindi tale da prefigurare qualsiasi scenario. Noi ci auguriamo che la giustizia trionfi, perché Trump queste elezioni le ha vinte. Ovviamente non è così semplice, però vediamo. Insomma, noi li seguiremo naturalmente a beneficio del nostro pubblico. Avrei voluto parlare con te anche di quella notizia che riguarda la possibile sponsorizzazione da parte del governo di tutti quei media che fanno allarmismo sul Covid, però il nostro tempo purtroppo è scaduto e ci ripromettiamo di farlo a breve. Anche questo è un tema, insomma, che è sul tappeto. Grazie Fabio. Grazie a voi, un saluto. Bene, cari amici di Vox Italia TV, si conclude qui una nostra importante intervista con Fabio Dragoni, che in maniera molto puntuale, molto precisa, ha spiegato qual è adesso la situazione negli Stati
Uniti d'America, noi vogliamo fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra. Ecco, YouTube, come sapete, ci ha demonetizzato, ma noi non ci siamo affatto abbattuti. Sentiamo la vostra solidarietà, la vostra vicinanza, il vostro sostegno. In questi giorni sono arrivati tanti segnali di persone che non vogliono vedere finire questa nostra avventura, per cui vi ricordo per l'ennesima volta che noi continueremo a lavorare proprio per voi e con voi grazie al vostro sostegno. Questi sono i dati per effettuare un bonifico in nostro favore tramite conto corrente, tramite PayPal. Non vi posso dire più abbonatevi, perché come sapete YouTube ci impedisce impedisce alla gente di abbonarsi al nostro canale. Non ha nessuna importanza, continueremo a lavorare sereni sapendo che c'è una comunità che ci apprezza, che ci sostiene, quindi noi continueremo avanti perché la nostra forza siete voi. Fino a quando riuscirà a stare in piedi, insomma, fino a quando riusciremo a dare forza a questa comunità di senso che abbiamo creato, nessun algoritmo, ecco, nessuno big data potrà per davvero farci nulla. Grazie, alla prossima. We'll be right back.